Dobbiamo considerare che siamo a fine dicembre, che manca una partita prima della sosta e dobbiamo cercare di chiudere con il miglior risultato possibile. E questa è la ferma convinzione dello staff tecnico, della società e dei calciatori del Teramo. Credo che il 40 sia l'obiettivo minimo per la quota salvezza. Quindi noi, detto questo, abbiamo l'obbligo di fare 5 vittorie e 5 pareggi, minimo, come minimo. Quindi non si possono fare questi calcoli, queste sono statistiche, ma poi lasciano il tempo che trovano, dobbiamo fare più punti possibili da qui alla fine e vedere che posizione raggiungiamo. Proietti è un giocatore che gode di tutta la mia fiducia, è un giocatore importante e sta cercando di recuperare dall'affaticamento avuto durante la partita, un po' per il campo, un po' per tanti motivi gli alterni, e vediamo se lo recuperiamo per domani, speriamo almeno di portarlo in panchina. Qualcosa, ma non per il turnover, è normale che stiamo pagando molto, pagheremo molto perché rispetto al Sud di Tirol, ma a me non mi piace perché sembra che piango, ma no, non piango, non è mio costume proprio. E abbiamo un giorno di recupero in meno rispetto al Sud di Tirol, quindi è andato di fatto. Era un campo veramente pesante e dobbiamo tener conto di questo. E quindi, da un punto di vista fisico, abbiamo speso tanto e sono sicuro che, dal punto di vista mentale, abbiamo recuperato tutte le energie. Abbiamo fatto un'ottima rifinitura e domani saremo pronti per dare battaglia. Kappa è un giocatore molto interessante. Adesso, se gioca titolare o no, è molto difficile da stabilirlo adesso. Però è un giocatore che fino a 2 anni fa veniva considerato uno dei più grandi talenti della Roma giovanile. E il Sud di Tirol è una squadra che tutti conoscete, non la scopro io, l'avete incontrata già più volte, credo, nella vostra storia. È una squadra che dispone di un'ottima organizzazione di gioco e soprattutto con calciatori che giocano da tantissimi anni nella stessa società.